a tutti coloro che credono in una nuova umanità, è importante e ci va bene sentire che oggi nessuno di noi è solo. Ogni città di questo Veneto, ogni comune di questo Veneto può coltivare un nuovo modo di fare accoglienza. E noi lo sperimentiamo ogni giorno. Noi abbiamo capito solamente una cosa, che non possiamo più vivere se non accanto a questi oppressi, a questi che vogliono essere considerati oppressi e schiacciati da queste politiche che mano a mano che passa il tempo diventano sempre più opprimenti, tolgono il respiro, tolgono la prospettiva di vita, perché non è possibile che un immigrato arrivi in Italia dopo tre anni ancora non abbia chiara la sua posizione, perché una commissione, una serie di commissioni, tante persone non riescono a decidere di questo futuro di questa persona, e questo per noi è inammissibile. Non è un crimine scappare dalla guerra, non è un crimine scappare dalla fame, non è un crimine cercare e sognare un futuro migliore, però sta diventando un crimine questa politica che non dà risposte. Sta diventando un crimine parcheggiare queste persone per 2 anni, 3 anni in un posto e volerli in tutte le maniere, in tutti i modi, zittire. E allora è vero, noi lo paghiamo in prima persona, perché noi andiamo a fare benzina e la gente ci dice: io a te la benzina non la faccio perché aiuti gli immigrati. Andiamo ad aprire le comunità e la gente ci dice: no, noi a voi la casa non la diamo perché ospitate africani, ospitate neri. Però noi siamo ostinatamente dalla parte di questa gente. E allora io credo che alla sera, quando dopo una giornata intera noi riceviamo questi rifiuti, riceviamo gente che ci offende, ci sputa addosso, ci rimarca il nostro essere schierati dalla parte dei poveri, quando io torno a casa e vedo il volto sereno, bello dei miei ragazzi, li guardo in volto e li vedo sereni e felici perché possono sognare e avere una prospettiva di vita, io dico: ma che me ne frega a me di tutti quelli che ci contestano? Chi se ne frega se la gente ci ride dietro? Chi se ne frega se la gente ci urla che siamo degli infami, che siamo dei comunisti che non guardano in faccia al bene dei prima gli italiani? Chi l'ha detto prima gli italiani? Prima le persone, prima la dignità, prima la persona, qualunque sia la nazione, qualunque sia la religione, qualunque sia il credo politico, perché la persona ha una dignità che è straordinaria. E allora io lo dico sempre ai nostri ragazzi: noi viaggiamo con le braccia alzate, perché noi non siamo degli arresi, noi siamo delle persone che sono ostinatamente protese ad alzare le barriere e a dire a tutti quelli che scappano dalla fame e scappano dalla guerra: venite, perché le nostre braccia resteranno sempre delle braccia aperte.